Eccoci qua, allora, siamo ritornati su Erika, questo film interattivo. E adesso vediamo, dopo aver fatto questa terapia, ci siamo svegliati con aver disegnato nostra madre, però adesso ci compare ancora sto accendino, che è già la terza volta che è. Perché non mi fai accendere? Sua madre mi disse che questo posto era tutta la sua vita. Lavorò qui. Si innamorò qui. Ti partorì qui. E infine morì qui. La dottoressa Ballard mi ha detto di mostrarti questo. Sottoporti a tutto questo è stato incredibilmente coraggioso. Non mi Certificato sorprende di che tu abbia visto tua morte. madre. Ah, però, allora i sottotitoli non servono per l'inglese. Alodì Erika Mason. Ma si chiamava Alodì la mamma. È un processo, Erika, richiede tempo. Non sentirti in colpa. Lo so, solo mi sento così inutile. Lo so che è frustrante, ma forse quando ti sarai riposata potrai riprovarci. Andiamo. Voglio mostrarti una cosa. Ti serviranno questi. Potare. Ah, la tomba di nostra madre. E nessuno se ne è preso cura, insomma. Mica bene. Aspettate che tolgo i sottotitoli, che tanto ho capito che non mi cambia la vita. E la pensi dietro uno straccio qua, se arriva. Quanto dobbiamo spolverarla sta lapide? Credo che finché si vedano i bordi. Ma sotto qui non mi lascia mica tanto. Tuo padre ha piantato gli oleandri in memoria di tua madre. Erano i suoi preferiti. Bravo. Ci hanno sempre portato fortuna. Mi spiace. A volte le ragazze hanno giorni difficili. Ma alcune di noi preferiscono tenere tutto dentro. Hannah, non credevo fossi in piedi. Questa è Erika Mason. Starà con noi per un po'. L'ho salvata da Toby sanguinando eroicamente sul pianoforte. Porto questi alla dottoressa Ballard. Facciamo profumi.
Vuoi venire? Oppure potresti spassartela con Tabby. In realtà stanno per servire il pranzo. È un bel mazzo. Potresti andare a mangiare un boccone con le altre ragazze per conoscerle. Certo. A chi non piace un sandwich molliccio in compagnia di sconosciute? Ok, i profumi sembrano buoni. Usavano l'oleandro a Delfi, nell'antica Grecia. Credevano che desse il potere della seconda vista. Veniva bruciato e i funghi. La sacerdotessa aveva visioni del futuro. Etanolo. Sì, occhio che diventa bene. Ah, è un vero peccato. Avrebbero potuto impregnarlo e fare un fantastico profumo. Preferirei vedere il futuro che profumare di buono. Perché l'etanolo dentro? Puoi prendere i fiammiferi dalla scrivania. In alto a sinistra. Certo. In alto a sinistra, ha detto. Noi invece noi andiamo in basso a destra. Ah, ma è chiusa. Ah. Cosa sono? Siamo curiosi, invece che andare in alto, ci andiamo in basso. Questo cosa? Confidenziale. Paziente. Ah, Cristi. Questa è. Allora. Toby, quella della prima. Sono quelle che abbiamo conosciuto, insomma. E Ballars. La curiosità, Erika, raramente resta impunita. Mi dispiace. Non volevo. Tranquilla. Anch'io sono un po' ficcanaso. Ah, ok. Andiamo. C'è andata bene. La curiosità. La curiosità. E adesso dobbiamo solo aspettare. Che fiammiferi grandi. Per vostra fortuna, ne avevo già fatto un po'. Mettilo vicino al letto. E ti prometto che farai sogni dolcissimi. Ah, è una specie di... Non è che ti provoca allucinazione, secondo me ti provoca allucinazione. Vediamo. E quindi qui ci di un altro rimando alle sette alle sette misteriose. Ricompare quel simbolo. Ai ai ai. Erika.
Dopo il netto provoca allucinazioni. Oh, finalmente. Alzati. C'è posta per te. Sembra roba costosa. Sembra roba costosa. Che cosa fate? Erika ha ricevuto un regalo, uno grosso. È bellissimo. Aprilo. Dai, aprilo, dai. Siamo tutti curiosi. Madonna, cosa ci sarà dentro? L'ultima volta c'era dentro una mano. Ah, ma dai. Cristo, è orrenda. Sì, in effetti. Non mi dire che anche questo è il tatuaggio sulla manica. Oh, madonna. Buoni, state tranquilli. Sai bene, era una domanda da non fare. State indietro, lasciate le spazio. Che è successo? No, ma è un pezzo. Non capisco se è un pezzo di pelle o un pezzo di carne. No, un pezzo di braccio. Ah, del portinaio. Sapevo che... La scatola è stata spedita ieri. Dio. Stiamo cercando di ottenere una descrizione dell'utente. Ecco, guardi questa. È la casa di Karl Steinbeck, il portiere di notte. Un po' di zoom, no, grazie. Abbiamo una squadra lì. È scomparso. Perché aveva quel simbolo tatuato sul braccio? Ottima domanda. Una volta era sull'insegna all'ingresso. Viene dal tempio di Apollo a Delfi, in Grecia. Il loro motto era "Conosci te stesso". Tuo padre trovò che era adatto a noi. Dopo la sua morte togliemmo i simboli, ma il tatuaggio di Carl è rimasto. Quindi è una vendita era di qualcuno. La sua... la pelle. Non è ufficiale, ma è lo stesso tatuaggio. Fai uno più uno. E poi c'è questa. Perché mandare la bambola? In effetti. Ah, qua si ritorna la bambola di... che ci ha regalato il collega del... regalo di Lucia. Era un regalo di Lucia. Me la diede prima che morisse mio padre. Erika passava tanto tempo qui, non c'erano altri bambini. Cercavo sempre di farle avere dei dolci o dei giocattoli. Era uno di quelli. Dovremo tornare a casa sua. Dovrà dare un'occhiata in giro, controllare che non manchi nient'altro. E potrà prendere dei vestiti, qualunque cosa le serva. Pare che dovrà restare qui per un po'. Va tutto bene. Insomma. Potevate mai chiuderla un po' meglio la porta. Anzi, chiuderla la chiave. Non era chiusa la chiave. Chiedo ai vicini se hanno visto qualcosa. Sì.
Ah, no, hanno preso la foto. Resti dentro. Chiuda la porta. Polizia, aprite la porta o sarò costretto a sfondarla. Sto per sfondare la porta. No, io in realtà volevo seguirlo, ma... La volpe che abbiamo visto quando siamo arrivati all'ospedale. No, vabbè. Sarà la voce dell'assassino. Rispondi, rispondi. Loro ti mentiranno. Cercheranno di metterti contro di me, ma non devi permetterglielo. Perché fai questo? Per aprirti gli occhi. Per mostrarti la strada, Erika. So quello che sogni. Ho visto i fiori cadere nel sogno. Anche tua madre lo ha visto. Lei è viva, Erika. Insieme noi possiamo salvarla. Ah. Hai capito? Si alzi. Dobbiamo andarci. Carl Steinbeck è morto. Ehi. Eccoti qui. Ho sentito che sei perseguitata da un killer psicopatico. È vero. So che ti cerca da quando eri bambina. Già. Lei... abitava di fianco a me. E io che credevo di essere messa male. Perché abitava a fianco a me? Faranno un'operazione. La cosa buona è che... le medicine sono uno sballo. Mi fanno sognare i fiori. O le andre che cadono dal cielo. Stamattina... ho guardato nella mia madre. È ora di andare. Il comodino in una scatola li avevo in mano quando mi sono svegliata. Ecco qui. Tranquilla, ci pensiamo. Questa qui mi sta sempre più sospetta. Vediamo cosa ha trovato. Nel cassetto ha detto. Ah, ma forse... ah, ok. Cosa ha trovato? I petali, ha detto. Ah. Eccoli qua. E non quindi? Tornerà. L'ho già visto prima. Il sangue dal naso. Le convulsioni. Sta morendo. Nessuno lo dice, ma io so che è così. Dammi. Sì,
Sì, fatti rispettare. Ah, voleva solo ripetere lei. Li vedo nei miei sogni. Petali rosa che cadono. Tutti che vedono sti petali rosa. Proprio come Anna. Va tutto bene. Andrà bene. Dov'è Anna? È andata. Anna è andata. Dobbiamo solo rivedere alcune prove trovate nel parco. È quasi tutto in laboratorio, ma vorrei controllare un paio di cose. Non preoccuparti. L'ispettore capo ci ha chiesto di farlo qui. Ah, metto il gioco in pausa così, sennò diventa un po' troppo lungo sto video. Bene, allora al prossimo video, ragazzi. Faccio sempre video di 20-30 minuti, sennò diventano troppo pesanti. Alla prossima.